Stiamo andando in Iran per mostrarvi i campi di rose e il metodo di distillazione dell'olio di rose, perché da secoli è tradizione di questo paese e siamo convinti sia il migliore olio di rose al mondo. Santa Bianca, la nostra piccola azienda agricola dove distilliamo oli, è stata fondata da me con la mia compagna Benedetta e oggi stiamo trasmettendo a mio figlio le nostre conoscenze. Fare un viaggio così con figlio e nipote mi è sembrato un bel modo per incominciare a tramandare anche a lei il nostro mestiere. Dove stiamo andando? Andiamo a vedere i campi di rose, dove fanno anche l'olio essenziale. E poi fanno anche l'acqua di rose. E fanno anche l'acqua di rose, hai ragione. Ma ci saranno le rose? Certo che ci saranno. Brava, Anita. Positivissima. Dai che non respiro. Credo sia un video. Non affidandoci a grossisti per gli acquisti degli oli essenziali che non riusciamo a produrre noi personalmente, cerchiamo in giro per il mondo dei produttori, dei piccoli produttori, che lavorino bene come lavoriamo noi. Anni fa abbiamo conosciuto Hamid e Marian, una coppia che produce oli essenziali in Iran e che abbiamo trovato da subito buonissimi. Allora, Hamid, perché ci hai portato a Kashan? Allora, vi ho portato a Kashan per vedere i dettagli, i modi diversi di distillazione tradizionale, industriale e il collegamento della vita di questo popolo a questa cultura che c'è qui in questa città. Così, in mezzo al deserto, è proprio il giardino, un giardino persiano. Quindi fanno le rose dove hanno l'acqua. Abbiamo incontrato distillatori che ancora utilizzano tecniche tramandate da secoli di padre in figlio.
hanno una grande tradizione erboristica e usano le erbe come medicine. Producono soprattutto acqua di rose. Nella cultura, praticamente, acqua di rosa la chiamano Gole Muhammadi, che viene da profeta. E viene nella religione usato come calmante e antidepressivo. Lo utilizzano come un calmante per una giornata magari stressante o stancante. Viene utilizzato in tantissimi piatti e tisane anche. Per esempio la tisana che fanno con i boccioli essiccati di rosa o i petali essiccati di rosa. مثلا 24 کیلو که میشه به جز 60 لیتر 65 لیتر می‌ریزید. In fondo, distillare in corrente di vapore è come farsi il caffè con la peppina. Come sei pessima, non si può passare di qui, non si può passare di qua, e non mi toccare, e non ti tocco, e ti tocco, e non ti tocco. È molto collegato nel settore alimentare. Abbiamo un utilizzo molto molto vasto, sia i dolci, i piatti, i contorni. Lo utilizzano nel lutto perché gente molto triste, magari viene un pace, un po' tranquillità. È un elemento essenziale e importante, soprattutto a Kashan. Sopra? Esattamente il trucco per acqua nel deserto. Quindi che sopra mettono acqua fredda e quindi qui condensa perché è contro il freddo, lo raccolgono in questa gola e esce fuori dal condensatore. Sì, noi guardate e lo fa col freddo. Molto bello. Molto bello. Molto bello. Ah, c'è il mochino. Questi viaggi affinano il naso, il gusto e il senso olfattivo. Guarda, Anita, t'avevo promesso. Abbiamo trovato il campo di rose. Guarda che belle. Guarda che belle. Belle come me.
come te. Senti il profumo? Riempiamo le tasche di rose? Sì. Guarda qua. Ne vuoi un'altra? Buon odore. Tienila tu. Grazie. Prego. Cucinella. Cucinella. Perciò cucinella. Ti stavo dicendo che siamo in un giardino persiano e quindi ci sono le rose, tante, che raccolgono per fare l'acqua di rose che ti è piaciuta. E alberi da frutto. Melograni, fichi, albicocchi, mandorle. Bellissimo. Un limone visto. Un limone. Qual è il limone? È quello. Dov'è? Quello. Quello! No, non è un limone. Quello lì, quelli con i fiori rossi, come questo, è un melograno. Guarda, Anita. Questo? È pieno di coccinelle. C'era una volta una bella coccinella. Non voleva mai volare. I genitori le dissero, vai a vivere il mondo. Eccola. E quella è partita? Sì. Sì? Salà. Da quando siamo tornati, la situazione in Iran è completamente cambiata. I volti sorridenti e accoglienti delle persone che abbiamo trovato lungo il nostro viaggio ora si saranno schierati, chi con i movimenti di protesta, chi con il governo. Non abbiamo la pretesa di analizzare la complessità della società iraniana. Da agricoltori possiamo solo comprendere il grande dolore di questo popolo. Crediamo che la terra sia di tutti, di qualsiasi essere vivente, e la terra alle volte è la prima a dare delle risposte. L'Iran è un paese sottoposto da molti anni a un duro embargo e questo esclude la popolazione dall'uso dei farmaci occidentali. L'Università di Teheran ha aperto un istituto di ricerca sulle piante medicinali nel solco della loro millenaria tradizione nata con Avicenna, che qui è venerato come un padre della medicina. E qui, in questo posto incredibilmente all'avanguardia, le piante vengono riportate allo stato originario, correggendo le anomalie genetiche dovute all'agricoltura massiva. Vengono cresciute le talee e date ai coltivatori che le possono crescere nei loro campi. E una volta pronto per la distillazione, raccolte e riportate qui, dove il team di ricercatori distilla ed estrae i principi attivi terapeutici che possono essere così studiati e messi in commercio in totale sicurezza. L'Iran è un paese di contraddizioni, dove la modernità si fonde con la tradizione e dove più che in altri posti è presente lo spirito della natura, che trascendendo il tempo e le questioni umane, generosamente dà a tutti la possibilità di vivere. Ci auguriamo il più felicemente possibile. Dalla cellula. Ma quante volte hai bevuto l'acqua di rose? 1102. 1102? Avevi un sacco di sete. E ti è piaciuta? Troppo buona. E ti è piaciuta sempre? Troppo buona. Sì, sì, troppo buona. Quindi la facciamo anche a casa? Sì. Sì. Ma come si fa? Lo sappiamo fare. Ma tu hai visto per aria? No. Come no? Io ho visto.
del balon. Non mi pasi, non mi pasi, non i hape mode. Shirin voi, do dar kier di kabobo. Mionet non pochtanet, non pochtanet, usi hape.